Mano si sta rilassando un po' mentre prende il sole. Oh oh, stai spargendo tutta la sabbia sul telo di mercoledì! Un'ombra gigante si avvicina! Questo significa solo una cosa! Hai sporcato il mio telo! Oh, anche i miei piedi sono pieni di sabbia! Non posso mettermi sull'asciugamano così! Un teschio! Mercoledì, non è il momento di giocare! Metterò il teschio in un angolo del telo, poi una bomba e altre cose per tenere gli angoli del telo. Ora prendo una ciotola d'acqua, così che posso immergere i miei piedi sporchi di sabbia. Perfetto! Puliti! E ora un asciugamano per asciugarli. Ora posso rilassarmi. Volere è potere! Wow! È ora di giocare nella sabbia! Voglio nascondere le gambe! Oh mamma, qualcosa si muove sotto la sabbia! Cos'è? È un serpente! No, no, no! Vattene, brutto serpente! Oh no! Mi ha morso! Sembra che qualcuno abbia bisogno di una mano! Arrivo, Ignid! Attento! Ora anche Mano ha una spina di riccio nel dito! Che brutta giornata! Cosa sta succedendo a quei due? Perché hanno sempre un problema? Ci servirà della colla. Verserò della colla intorno alla scheggia di Mano. Così sarà più facile tirarla via. Vedete? Oh, ora attacca a me! Per il morso del serpente avremo bisogno di una doppia pompetta. Estrarrà facilmente il veleno da entrambi i morsi. È un gadget straordinario! Ah, il serpente è tornato! Hai paura, eh? Questa piccolina è la mia amica. Questo modello è carino! Mercoledì, guarda! La tua pelle si sta seccando troppo! Ti stai squamando! Cosa? Oh no! Idea! Userò questo rullo per togliere la pelle. Avrò una pelle nuova di zecca in un attimo. Fatto! Sembri un serpente! È ora di abbronzarsi! Osi prendermi in giro? Ho un'idea! Andiamo, Mano! Verserò della crema solare su tutto il palmo di Mano. Bene! Cosa succede? Oh, vabbè! Oh, forte! Quell'aria non si abbronzerà più! Ottimo lavoro! Non vedo l'ora di vedere la mia abbronzatura! Cos'è? Un'impronta! Com'è successo? Non è possibile! Ho bisogno di un fondotinta più scuro! Devo coprirlo! Ah, questa giornata è fantastica! Queste ragazze vogliono godersi un po' di sole! Oh, molto meglio così! Oh, quanti peli! Ci vivono degli insetti in quella giungla! Mercoledì, guarda le due ascelle! Oh, è imbarazzante! Lecca, lecca! Dammelo, mi serve! No, cosa vuoi farci? Beh, i lecca, lecca sono appiccicosi! Posso usarlo per togliermi i peli! È un'idea intelligente! Ma adesso non posso più mangiarlo! Meno male che ne ho un altro! E io ho un'altra ascella pelosa! Cosa faccio? Oh, hai un altro lecca-lecca! Oh, un porta-lecca-lecca! Questo simpatico gadget proteggerà il mio lecca-lecca! Dammelo! E va bene, tieni! Eh? Perché non funziona più? Dai, strappali e basta! È inutile! Ottimo lavoro! Dai, non fare così, mercoledì! Ignede si sta rilassando un po'! Ma mercoledì sembra avere un problema con il sole! Il sole mi fa male agli occhi! Questi occhiali mi aiuteranno! Cosa? Dove sono le lenti? Ma dai! Cosa faccio ora? Ignede sembra molto concentrata! Non si accorgerà se faccio qualcosa con il suo tappetino, vero? Mano, ho bisogno del tuo aiuto! Un taglierino! Oh, sì, è davvero un'ottima idea! Mano, sto tagliando un pezzo del tappetino!
Un angolino solo non sarà un grande problema. Bene, ora taglierò un arco e farò un buco sulle due estremità. Poi inseriamo le aste degli occhiali. Ecco qui, visiera istantanea. Il sole non disturberà più i miei occhi. Cos'è successo al mio tappetino? Oh, ora i ruoli si sono invertiti. Mercoledì si rilassa e Ignid si arrabbia. Nulla batte un gelato al carbone in una calda giornata estiva. Mercoledì, vieni! Nuotiamo! La la la! Oh, che noia! Va bene, andrò a nuotare. La sabbia è troppo calda! Il mio piede si è arrostito! Oh no, poverina! Le sta venendo via tutta la pelle! È disgustoso! Gelato? Forse il freddo potrà aiutarmi! Oh. Cosa faccio ora? La sabbia è troppo calda! Dai, mercoledì! È divertente! Un tubo galleggiante! Mano, prendilo! Sbrigati! Finché la barca va, lasciala andare! Guarda come sono brava! È il mio tubo galleggiante! Sto affogando! Aiuto! Un tubo galleggiante è un'accetta! Toglierò i tubi galleggianti in piccoli pezzi e userò il nastro adesivo per fissarli ai miei piedi. Perfetto! Ora posso camminare sulla sabbia calda senza bruciarmi i piedi. Aiutatemi! Ero quasi annegata! Oh, c'è il sole! Momento perfetto per abbronzarsi! Sembra che Mano voglia dire qualcosa a mercoledì! Vai via, fammi vedere! Cosa? Sono rossa! Devo spalmarmi la crema solare! Verserò un po' di crema su questo vassoio! Poi la spalmerò e la stenderò su tutto il mio corpo! Devo far sparire questo rossore! Anche sulle braccia e sui piedi! E sul petto! Grazie per l'aiuto, Mano! Il corpo di mercoledì è coperto di crema! Non metterti davanti a un muro bianco o scomparirai! Sembri un fantasma! Aspetta, cosa? Io sono ancora bianca! Oh, sembro anche io un fantasma! Crema solare e una bevanda al cocco! Idea! Verserò la crema solare in una ciotola e la mescolerò con del cacao in polvere! Deve diventare tutta marrone! Poi prenderò un rullo e lo passerò su tutto il corpo! Devo assicurarmi di coprire ogni centimetro della mia pelle! Chi ha bisogno del sole quando puoi fare una abbronzatura fai da te? Copiona! Beh, suppongo che sia vero quello che dicono! Gli opposti si attraggono! Voglio guardare un film mentre mi rilasso in piscina. Non riesco a vedere lo schermo. Il sole mi dà fastidio. Oh oh, c'è qualcuno dietro di te! Cosa? Me lo sto immaginando, c'è davvero una scatola che parla. Sciocchina, sono io, Ignid! Questa scatola potrebbe servirmi. Idea! Farò un buco a forma di telefono sulla parte superiore della scatola. Mi serve solo qualcosa per dipingerlo di nero. Ehi, piccolo calamaro! È ora di un giochetto morbidoso! Userò il tuo inchiostro nero per colorare la scatola. E poi un rullo. Ora appoggio il mio telefono sul buco e metto la scatola sulla testa. Fantastico! Posso vedere lo schermo senza problemi ora! Posso guardare il mio programma preferito mentre mi abbronzo! Questa sì che è vita! Wow! C'è una vera sirena in piscina! Voglio giocare con lei! E io voglio mangiarla! Catturiamola! Aiuto! Farò del pesce fritto! Andiamo a giocare! Anche io voglio aiutare! Tira! Tira! Sì! Presa! Oh, cosa volete farmi? Oh, wow! Una sirena!
È l'ora di pranzo. No, no, non mangiarla! Oh, mamma, meglio tornare in acqua! Non mi piacciono gli esseri umani! No! Voglio nuotare con lei! Hai spaventato la sirena! Scarpette per nuotare! Ho un'idea! Disegna una grande coda di sirena e incolla le scarpe al centro. Poi ritagliamola e copriamola con delle paillette. Sembra una vera coda! Wow, è bellissima! Anche io ho delle pinne adesso! Sirenetta, nuotiamo insieme! Sono una sirena! Oh, il mio pranzo è andato! Oh, le dita di mano sembrano delle salsicce! Oh, ma dai, lasciatemi mangiare! Sono Ingrid e Mercoledì! Hanno appena fatto un bagno in piscina! Ora è il momento di fare una doccia e di sciacquare tutto quel cloro! Apriamo prima l'acqua calda! Wow, quest'acqua è rosa! Mentre l'acqua fredda è piena di glitter e polvere nera! È divertente! Ma potrebbero aver bisogno di un'altra doccia dopo questa! Lei la vuole mangiare una mela, ma ha mal di denti! Il suo dente si muove! Mi fa male il dente! Non riesco a mordere! Dovremmo tagliare la mela allora! Vieni con me! Stai qui! Una mela in testa! Ho una brutta sensazione! Ora stai ferma! Oh no! Arco e frecce! Ho paura! Ecco qui! Ce la farà! Non riesco a immaginare cosa sarebbe successo se avessi preso la cosa sbagliata! Oh no! Cosa stai facendo? Avresti potuto farle del male! Ho tagliato la mela! Sono ancora viva! Stai bene! Mamma mia! Ti faccio vedere come si taglia una mela! Vieni con me! Allora, abbiamo bisogno di un tagliere! E del nostro tagliamele! Tutto quello che devi fare è premere il gadget sulla mela! È fatto! Vedi? Facile e sicuro! Non c'è bisogno di rischiare la vita! Questo... Cosa sta succedendo qui? Vestiti colorati? È assurdo! È una bomba quella! Oh oh! L'armadio di qualcuno sta per esplodere! È meglio iniziare a correre! Sarà divertente! Cos'è stato? Tutta la sua roba è diventata nera! Deve essere stata una bomba nera! Questo è ciò che indosserai d'ora in poi! Abito nero, scarpe nere, capito? Oh mamma Laila! Sei uguale a Mercoledì! Siamo raddoppiate! Wow, che stanza è questa? Aspettate, è la stanza di Laila! Cosa vuole fare Mercoledì? Il letto migliore su cui riposare è questo. Guarda, ti piacerà. Ora vai. Non ci credo! Dormirà davvero lì dentro! Ah, è comodo! Buonanotte. Aspetta! No, non farlo! No, fermati! Cosa stavi facendo? Laila morirà lì dentro! Corri nel tuo letto! Che shock! Ecco, sacco a pelo a forma di unicorno! Wow, è morbido! È ridicolo! Ma almeno io posso dormire qui dentro! E per finire, una bella fiaba per addormentarsi! Questo è il modo in cui si affila un coltello! Ecco, prova! Oh, non penso che un bambino dovrebbe farlo! È solo un taglietto! Non si vede nemmeno! Oh, che sciocchezza! Ho un'idea! Tatuaggio a forma di ferite! Ecco, adesso ne hai davvero una! Una ferita più grande? Ok! Oh, mamma! La tata non si aspettava una ferita del genere sulla mano di Laila! Tata, svegliati! È solo un tatuaggio! Ho un'idea migliore! Nastro? Oh, certo! Rimuoverò l'enorme tatuaggio! È tutto sparito!
Ora pensiamo al taglietto. Ho uno spray per curarlo e un divertente cerotto per coprirlo. Questa tata ha fatto un ottimo lavoro con la ferita di Leila. Ma è Leila che merita un lecca-lecca per essere stata coraggiosa. Grazie, tata! È tempo di sistemare i giocattoli, Leila. Non voglio! Il tuo orsacchiotto esploderà se non pulisci. Che cosa? Scusa, ti prometto che pulirò! Ah, lo faccio ora! Il tempo stringe! Devi iniziare subito! Per favore, tata! Non il mio orsacchiotto! Cosa sta succedendo? Oh no, una bomba! Tata, salva la situazione! Il tempo stringe! Oh, si è fermato! Meno male! Tata, sei stata brava! Ma Leila deve ancora mettere a posto i giocattoli! E la tata conosce un trucco! Guarda, lancia i giocattoli nella cesta! Come se stessi giocando ad hockey! Sembra divertente! Fammi provare! Gol! 3 punti per il team di Leila! Ottimo lavoro! Ora che hai segnato tutti quei gol, mettivi alla cesta! Ottimo! L'orsacchiotto è salvo! Caramelle! Leila le adora! Dai! Non così in fretta! Ah? Devi mangiare l'insalata! Oh no! Mercoledì sembra impegnata a leggere il suo libro! Ma Leila ha in mente qualcosa! Che cosa vorrà fare? Mercoledì ha capito! Sembra che ci sia un'operazione in corso qui! Il giocattolo è stabile! Si può ricucire! Oh no! Sta morendo! Dottoressa Mercoledì, devi intervenire! Ha funzionato? Sì! Ora la mia parte preferita. Tagliamo i punti. Ecco, così è molto meglio. Sembra abbia mangiato un bel po'. Wow! Quanta gelatina sta uscendo! Sembra che ci sia qualcos'altro all'interno che non va bene. Abbiamo bisogno di pinzette. Vediamo cosa c'è qui dentro. Un verme! Ha vomitato un arcobaleno! Aspetta, questa è la caramella preferita di Leila! Peccato! Ora mercoledì sa tutto! Dammelo! So cosa stai nascondendo! Vediamo cosa c'è nello stomaco di questo pupazzo! Wow! Qualcuno aveva una scorta segreta di caramelle! Niente più segreti! No! Le mie caramelle! Non posso credere che mi hai ingannata! Queste vanno nella pattumiera! Che spreco! Tutte quelle caramelle vengono buttate via! Poverina! Oh, forse no! Perché quel sorrisino malvagio? Oh, sei una bambina birichina! Altre scorte segrete! Qualcosa ha svegliato Leila! C'è qualcuno dentro l'armadio? Penso di sì! Sta uscendo! Tata! Cosa sta succedendo? Ti ho scoperto mercoledì! Oh, che noia! Tranquilla, tesoro, era solo mercoledì! Aspetta, non lasciarmi! Ho ancora paura! Bene, so cosa fare! Forte! Cosa farà? Wow, quanto tulle! Chissà cosa vuole fare! Sembra che abbia un'idea! Bello, lo sta attaccando al soffitto! Perfetto! Una bellissima tenda! Sembra un letto da principessa! E la proteggerà dai mostri! Mi piace un sacco! Oh, un delizioso lecca-lecca all'arancia! Ma Leila ha male ai denti! Non riuscirà a mangiarlo! Rimuoviamo la radice del problema! Oh mamma, delle tenaglie! Ho paura! Vedrai, sarà facile e veloce! Cosa? No! Smettila! Sei pazza! Chiamo un dentista! Sì, per favore, venga subito! Sono qui, sono qui! Che corsa! Fammi vedere questi denti! Oh, preso! È stato facile e veloce! Ecco qui! Che forte! È piccolino! La fata dei denti l'adorerà!
La principessa Peach sta per fare un'ecografia. Sono un po' nervosa. Ci sono io, Mario. Tienimi la mano, cara. Iniziamo. Perché non funziona? Dai! È rotto? Nessun problema, ci penso io. Devo solo stringere questi. Sì! Ho funzionato, grazie! Anche il loro bimbo sta giocando. Sono io, Baby Mario! Guardate! Sono un arcobaleno! Oh, il mio bambino è bellissimo! Che cosa? Su, forza! Salta! Salta! Anche mercoledì è qui per un'ecografia! Sembra un po' arrabbiata! Oh, che bella la Barbie del dottore! Ah? Ciu-ciu. Ti colpirò, Barbie! Ecco che arriva il ciu-ciu! Aspetta! Ma quella è la mia Barbie! Ridammela! Cosa? Ah! Ora sei al sicuro! Oh no! Oh no! Povera principessa Peach! Lasciatela in pace! Ah! Mario, aiutami! Mamma mia! Cosa faccio? Oh! Una Barbie! Che idea! Che cosa? Dove stai andando? Non andartene! Farò una Barbie incinta! Metterò un bambino sulla sua pancia! E poi lo coprirò con del pongo! Poi verserò della colla a caldo sulla sua nuova pancia! Devo coprirla tutta di colla! E ora un po' di glitter! Fatto! Eh? Una Barbie incinta! Su, forza, prendetela! Via! Andiamo! Aspettatemi! Grazie, mio eroe! Prego, cara! Ingrid non riesce a smettere di toccare la pancia di mercoledì! Basta, vai via! Anche Mano si è unita al divertimento! Adesso basta! Lorch? Sì? Devi mandarli via! Va bene una bomba? Oh, mi piace il tuo modo di pensare! Che bella! Dov'è la pancia? 3, 2, 1... Ah, non c'è niente di meglio dell'aria dopo un'esplosione! Oh, mamma! Cosa ci è successo? Poverini! Ma vi avevo avvertiti! Oh! Da dove viene questo slime? Oh, mamma mia! Che schifo! Cosa c'è? Non riesco a dormire! Questa pancia è enorme! Ho capito, ma per prima cosa pulisciti bene il naso. Ora fammi pensare a qualcosa per la tua pancia. Cosa posso fare? Pensa, pensa! Oh! Oh, sto bene! Mario non si fa male! Una ciambella! Sì! Uffa! Sono tornato! Alzati, per favore! Ho un'idea! Quale? Sdraiati sulla ciambella! Wow! Sto molto meglio ora! Woohoo! E ora posso tornare a dormire! Se mi metto così, forse... Oh! Va bene, allora userò questo! Sono pronta per andare a dormire! Il mio letto è pronto. Ecco. Ora sistemo un po' il cuscino. Che cosa? La bara non si chiude! La sua pancia è troppo grossa! Non ci credo! Lorch! Mi dico... Fai qualcosa, non vedi? Forse dovremmo tagliarla! Provaci! Ma lo sta facendo per davvero? Ha solo fatto un buco!
buco al coperchio. Ecco qui. Buon genio. Adesso sì che puoi dormire. Ecco, mano la sua copertina. Buonanotte. Ho bisogno di andare in bagno. Finalmente. Sbrigati, Mario. Devo fare pipì. Oh, oh no! Ecco fatto! Tiro l'acqua ora! Che puzza! Oh mamma, ma che disastro! Devo pulire subito! Uno scopino! Oh no! L'ho rotto! Che cosa faccio ora? Ah! Ai! Oh! Mi ha dato una stella! Aspettate! È una bomba profumata! Ottimo! La stella ti aiuterà a pulire il water! Wow! Ma non è ancora abbastanza! Devi aggiungere anche un po' di detersivo! Perché ci mette così tanto? Mario! Aggiungerò anche del limone! Perfetto! Sono pronto! Ecco a te, cara! È troppo tardi! L'ho fatta addosso! Mamma mia! Mario, ti è rimasta una super stella per pulire il pavimento? C'è qualcosa che non va. Vediamo. Lo sapevo! Che puzza! Oh, mamma! Che cosa hai fatto, Manu? Mi chiedo come ci sia riuscita! So di cosa abbiamo bisogno. Una bomba a gas! Maschera antigas indossata! No! Devo solo accenderla ora. Mettiti al riparo! No! Ferma! Ora aspettiamo. Sembra che tutto sia andato bene. Vediamo. Ah, che buon profumo. Ora posso finalmente andare in bagno. Mercoledì, forse dovresti insegnare a Mano come si dovrebbe lasciare il gabinetto. Ah! Posso farcela! Che cosa sta succedendo nell'altra stanza? Devo solo entrare. Ehi! Ah! Ci è mancato poco! Sistemerò questa situazione! Una chiave? No! Un martello? No! Oh, sì! Fiori, fazzoletti e funghi! E per finire del cioccolato! Sono pronto! Mario contro... una ragazza incinta! Tesoro, guarda! Prendi! Cioccolato! Sì, tieni! Sì, cioccolato! Che buono! Ne voglio ancora! Ora i fazzoletti! Ce la posso fare! Questa è la mia occasione! Fiori? Oh, per me! Oh no! Cosa fate a quella povera Barbie? Che cosa? Cosa stai facendo a Barbie? Oh no! Mano, ho premuto il pulsante! Ci è mancato poco! Non ci provare mai più! Ma di solito le piace! Piovono lacrime! Questi devono essere gli ormoni della gravidanza! Su, forza! Raccogli tutte le lacrime! Sono preziose! Fatto! Per fortuna ho delle mini carte igieniche come orecchini. Li aggancia ai lobi delle orecchie. Che cos'è? Bello! Ora posso asciugarmi le lacrime. Perfetto! Bravo, Larch! Mario nel bel mezzo di una lotta con Bowser! Attento! Ai! Mia moglie ha bisogno di me! Cosa succede? Mi si sono rotte le acque! Sto per partorire! Mamma mia! Mario, respira! Prendi la borsa del parto, sbrigati!
Aspetta, devo solo... Faccio da sola! Respirare? Puoi farcela! Ma, per favore, non stringermi così tanto la mano! Per favore, lasciala! Spenga! Ci sta provando! Wow, che bella presa! Il vostro bambino è al sicuro! Il mio piccolo! Il suo bambino assomiglia più a Luigi, però! Che cosa? Allora il padre è... Come sta il bambino? Ops, vabbè... Che cosa? Mi si sono rotte le acque! Sto per partorire! Allarme rosso! Non si preoccupi, la porto io! Veloce, portami all'ospedale! Aspetti, ci sono quasi! Pronti, partenza, via! Oh, wow, che velocità! Mi ha spaventato! Si strai, forza! Tornerò subito! Non ho bisogno di lei. Posso spingere il bambino fuori, da sola. Cosa? L'ho presa, l'ho presa! È stato facile. Andiamo a casa, piccolina. Ma come? Buon baby shower! Abbiamo portato i regali! Wow! Forse ci sono dei vestitini rosa! Devo aprirli! Aprirò prima la scatola rosa! Wow! Oh, un biberon semplice e trasparente! Oh. Cosa c'è? Una tuta bianca e semplice! No! Non ti piace? Cosa succede qui? Penso che sia meglio che ve ne andiate! Ci dispiace! Oh, cosa c'è che non va, tesoro? Guarda, questi regali sono semplici e noiosi! Non mi piacciono! So cosa fare! Vieni con me! Perché stanno andando in bagno? Aspetta e vedrai! Non piangere! Sistemerò tutto! Guarda! Sto arrotolando la tuta! E poi la leggo con degli elastici! Mettiamone due per sicurezza! Ecco! Ora lasciamola cadere nel water! E aggiungiamo un po' di colore! Forte, vero? Ora un po' di schiuma! E un po' di polvere dorata! E per finire mettiamo della pellicola! E adesso? Aspettiamo! Chiudiamo il coperchio e tiriamo l'acqua! Fatto! Srotoliamolo! Voilà! Ti piace, tesoro? Che ne dici? È incredibile! Quanti colori! Biberon trasparente? No! Biberon scintillante? Sì! Oh, wow! Lo adoro! Mario conosce un sacco di trucchi! Ti ho fatto un regalo mercoledì! Grazie! Abbraccio! Dove sei andata? Oh, eccoti qui! Aprilo, forza! Va bene. Un peluche. E una tuta rosa. Che cosa? Ma davvero? Ti piacciono? Mi piacciono, dici? Mi piace aprirlo e togliere tutta l'imbottitura. Ora ci metto una batteria e anche dei fili. Adesso dei cerotti. Ed è perfetto. Guarda. Ciao! E per questa tuta la preferisco nera. E per il ciuccio mi piace più con le borchie. Un giocattolo rosa? No, grazie. Meglio questa mazza. Wow! Vieni fuori! Ops! Hayden, non piace lo spruzzo d'acqua! Mario! Oh no! Era l'ora del bagno di Mario! Ma naturalmente quando i figli chiamano... Non voglio che l'acqua mi sporchi! Davvero? Ho un'idea! Dobbiamo colpire un mattone, però! Eccola! Una polvere antischizzi! Andiamo!
dobbiamo versare tutta la polvere nel water. Ecco, così. Sei pronto? Su, forza! Prova! Ha funzionato! Non ho schizzato! Fantastico, grazie! Vai, Bowser! Wow, va velocissimo! Oh oh! No, no! No, Mario! Mario nel bel mezzo di una gara di Mario Kart! Speriamo che non finisca anche lui nel water! Mario, ho bisogno di aiuto! Cos'è successo? Bowser è atterrato nel bagno! Ida, vieni qui! Cosa vuoi farmi? Sciocco, ecco qui! Una pista da corsa portatile! Che invenzione intelligente! E ora a tutto gas! E tu, Mario, puoi tornare alla tua gara! Hai un trofeo da vincere! Penso che Aiden abbia un po' esagerato! E ho la sensazione che non servirà a niente! Cos'è? Aiden? Dovresti lavarti i denti! Ma il dentifricio puzza! Che ne dici di un piccolo tappo sul dentifricio? Quando schiacci il tubetto, il dentifricio esce fuori da lui! Divertente, vero? Ora su, lavati i denti! Non voglio! Oh, mamma! Voglio mangiare la Nutella! No, dammela! Farò un dentifricio alla Nutella! È perfetto! Penso che Bowser non si senta molto bene! Prova! Sa di cioccolato! Forse ieri hai esagerato un po' con tutti quei funghetti! Ehi! Chi ha rubato la carta igienica? Cosa? Oh no, è finita! Oppure no! Ma è lontano! Oh no! E Bowser! Tartaruga cattiva! Mario! Anche la bianca ha sentito il tuo grido d'aiuto! Cosa succede? È finita la carta igienica! Ma non ne hai bisogno! Cosa farà Mario? Ho un gadget qui dentro! Oh! Cattivona! Lasciami! Ok, riproviamo! Aha! L'ho trovato! Wow! Questa tavoletta ha anche una pompa dell'acqua! Guardate come funziona bene! Hai finito? Ora buttiamo via l'acqua! È facile, vedi? Andare in bagno è un sollievo! Tranne quando la tavoletta del water è fredda! Mario, sarai in grado di aiutarti? Cosa c'è? Sto congelando! La tavoletta del water è fredda! Davvero? Forse il calore di un asciugacapelli aiuterà! Bella idea! Fammelo accendere! Ho un'altra idea! Wow, che peluche enorme! Idea! Attacchiamo tutti i pupazzetti alla tavoletta! Vedi? Sono adesivi! Così li puoi attaccare senza problemi! Aiden, vieni, ho finito! È molto comoda e calda! E quando ti annoi, puoi anche giocare! Wow! Questo water è troppo alto per Aiden! Non riesce a raggiungerlo! Mario! Qualcuno mi sta chiamando! Oh, ciao! Qual è il problema? Non riesco a raggiungere il water! Cosa possiamo fare? Cosa farà con quel mattone? Puoi usarlo come sgabello! Sali su! Wow, mi sento un gigante! Mi piace un sacco! Qualcuno gli porti subito un fazzoletto! O meglio ancora, vai a lavarti le mani nel lavandino! Oh no, un problema! Aiden non riesce a raggiungere il rubinetto! Vabbè, lo attaccherò qui! Cosa sta succedendo? Mamma mia! Pensa! Una bottiglia di shampoo! Sì! Cosa hai intenzione di fare, Mario? Togliamo questa roba dal lavandino! Perfetto! Ora userò la bottiglia di shampoo per fare un ponte! Che idea geniale! Finalmente ci siamo sbarazzati di tutta quella roba! Ottimo lavoro!
Mario, ora puoi andarti a lavare. Niente più rilassante di un bel bagno. Oh no! Il sapone è caduto. Oh oh, attento! Wow, Mario, hai un ottimo equilibrio. Dai, hai anche finito la corsa. Quello è un naso gigante? No, è un dispenser di sapone! Wow, è davvero divertente e comodo! È facile da usare! E niente più incidenti! Non c'è gioco migliore di Mario Bros! È il Re Boo! Oh no, il joystick è appena caduto! Questo significa che Mario è spacciato! Game over! Volevo! Uffa! Oh, che schifo! Dobbiamo fare in modo che non succeda più! Quelli sono i collanti di Mario? Sembra che siano perfetti per questa tavoletta! E ora facciamo un buco nel mezzo! Su, proviamo! Non è caduto! Riproviamo con qualcos'altro! No, è tutto al sicuro! Torniamo al gioco! Ho la sensazione che Aiden stia vincendo! Dobbiamo lavare i capelli! Oh, il sapone mi è entrato negli occhi! Oh no! Mi dispiace! Cosa hai fatto al mio bambino? Aspetta, ti pulisco! Sei responsabile! Sembra che qualcos'altro abbia attirato l'attenzione di Mario! Cosa ha intenzione di fare con quella? Wow! Una cuffia da doccia a forma di corona! Questo è un gadget utile per evitare che il sapone entri negli occhi! Ecco, il tappeto è tutto pulito! Oh oh! C'è un terremoto! Trema tutto! Oh no! Quelle scarpe! No, no, no! Stai lì! Rum, rum! C'ero quasi! Amore, fermati! No! Oh, ho capito! Sto arrivando! Non puoi! Giusto in tempo per mettere il palloncino sotto la scarpa! È fantastico! Aiden ora non spargerà più fango sul tappeto! Ottimo lavoro, Mario! Eh? Cos'è questo rumore? C'è qualcuno? Non vedo nessuno! Ehi! Un mostro! Cos'è? Dov'è l'interruttore? Qual è il problema, figliolo? C'è un mostro! Sciocchino, sono solo vestiti! Torna a dormire! Non andartene! Una torcia e un tubo! Oh, sì! Taglia il tubo in piccoli pezzi e dipingili di verde! Perfetto! Prendi le parti e assemblale insieme! Poi, mettili sul comodino! Bene! Ora aggiungi un fungo e finalmente la lampada è pronta! Buonanotte, figliolo! Buonanotte, papà! Dormi bene! Aiden ora può dormire sonni tranquilli! È un giorno speciale per Aiden! Dai, colpisci la pignata! Oh, oh, una scheggia! Oh no! Mario, guarda! Ha una scheggia nel dito! So cosa fare! Userò questa chiave inglese per toglierla! Ho paura! Ma che fai? Pensa a qualcosa! Prendi quel blocco! Va bene! Userò queste due monete per estrarre la scheggia! Perfetto! Wow! Ottima idea, mamma! È tempo di creare! Oh oh! Forbici! No! Devo pensare a qualcosa! Ora! Fatto! Ci sono quasi! Protezioni per la presa! Ottima idea, papà! Ci è mancato poco! Oh,
Mette giù quel coltello, Aiden! Oh no! Devo fare un coltello di carta! Voilà! Mario è arrivato giusto in tempo! Wow, che bel coltello! Adesso ti meriti una grossa fetta di torta! Ciao, papà! Oh no! Le sue mani! Che brutta fine! Mamma mia! Meno male che ho questi fermaporta! Niente più porte che sbattono! Eccio! Oh, guardate quanto moccio! Ciao! Oh no! Sia Mario che Aiden sono malati! Stanno spargendo moccio e germi ovunque! Cosa sta succedendo qui? Che schifo! I miei ragazzi sono malati! Fatemi controllare la temperatura! Oh no! Siete caldissimi! Una bella coperta calda è quello che ci vuole! Ecco qui! Perfetta! Oh sì! Idea! Sciroppo per la tosse! Versiamo metà dello sciroppo per la tosse in un bicchiere! Bevi, tesoro! Hai ragione! Quanto puzza! Adoro il mio lecca-lecca! Questo è mio! Immergi il lecca-lecca nello sciroppo per la tosse! Eden di sicuro non si accorgerà di niente! Adoro i lecca-lecca! No! È il mio lecca-lecca! Forse però è ancora buono! No! È tutto sporco! Una pianta carnivora! Oh, ho un'idea! Prendi un bicchiere verde e una cannuccia! Fai un buco nel bicchiere! Ora ricrea con dei fogli colorati la pianta carnivora! Stai tranquillo! Questa non morde! È un portalecca-lecca! Guardate! Sembra una vera pianta! Ecco qui! È molto bello! Così il mio lecca-lecca non cadrà più! Grazie mille, papà! Voglio disegnare qualcosa sulla sua schiena! Enid deve disegnare alla lavagna la stessa cosa che sto disegnando io sulla sua schiena. Mercoledì sta disegnando un muffin, ma sembra che Enid non abbia capito molto bene. Ed ecco la maestra, che ha disegnato una cacca sulla lavagna. Mi sto arrabbiando. Siete state voi due? Tutte e due in punizione. Dove sono andate? Le ragazze sono atterrate nella sala delle sfide. Guarda, è la maestra. Ragazze, benvenute alla sfida di disegno! Wow, non vedo l'ora di iniziare! Wow, che unghie affilate! Che bello! Ed ecco i denti pennarelli di mercoledì! Chi disegnerà meglio? Continua a guardare il video e lo scoprirai! La vincitrice di questa sfida otterrà delle caramelle! Le voglio! Quello che dovrete disegnare è un uccello! Le ragazze sono pronte ad iniziare! E via! Che cos'è? Non ci credo! Ancora? Basta! Ucciderò quest'uccello! Bel colpo! Poverino! Che schifo! Meglio che inizi a disegnare! Ma non so come si disegna un uccello! Devo pensare! Un libro di matematica! Disegnerò usando i numeri! 1 e 2 per le ali, 3 per la testa e il corpo, 4 per la coda e 5 per le zampe, 6 per l'occhio e 7 per il becco. Ora è il momento di colorarlo. Verde per il corpo e rosa per le ali. Fatto! Il mio uccello è bellissimo! Tempo scaduto! Fatemi vedere i vostri disegni! Ta-dan! Un uccello bellissimo! Brava! Mercoledì, dov'è il tuo disegno? Volevo qualcosa di realistico, quindi ho usato un vero uccello. Oh mamma, ma quell'uccello è morto! Beh, la vincitrice è Enid! Sì, caramelle, sono tutte mie! Oh, povero uccello, portalo via! Punto per Enid! Il premio per questa sfida è... un lecca-lecca pieno di polvere! No, grazie! Qui
questo premio fa schifo. Sì, avete ragione. Tranquille, prenderò un lecca-lecca nuovo. Ha anche un bellissimo gadget. Questo ha attirato l'attenzione delle ragazze. Dovrete disegnare un tatuaggio a forma di farfalla. Va bene, sembra facile. Un gioco da ragazze. Il tempo inizia ora! Non ho bisogno di questo foglio. Userò un vero ago per tatuaggi. Ma avrà bisogno di una mano. Ed ecco voi in mano! Farò un tatuaggio su di te. Eh? Un vero tatuaggio? Ah, che paura! Sì! Non ho bisogno di carta o di un ago. Mi serve solo una ciotola e un pennarello. Disegnerò diverse forme divertenti intorno alla ciotola. Ora la riempirò con dell'acqua. Guardate come galleggiano i disegni! Ora che i disegni sono in superficie, posso mettere dentro la mano! I disegni si attaccano facilmente alla mia pelle! Che belli! Guardate! Ottima idea, vero? Ho quasi finito! Wow! Il tatuaggio sembra un vero ragno! Ops! Il tempo è scaduto! Fatemi vedere i vostri disegni! Ecco qui i miei tatuaggi! Brava! E tu, Mercoledì? Ecco qui, un bel ragno! Oh, wow! Sei stata bravissima! La vincitrice è Mercoledì! Quel lecca-lecca è mio! Cosa? Hai mangiato il mio lecca-lecca? Scusa, avevo fame! E io sono così tentata di tatuarti la pelle! No, no, no! Lasciami stare! Beh, quindi siete pari! Va bene, ragazze, dovrete disegnare uno di questi animaletti! Cosa? Quasi dimenticavo! Non potrete usare i pennelli! Iniziate! Come possiamo dipingere senza un pennello? Assurdo! La mia povera Barbie! Aspetta, i suoi capelli sono lisci come un pennello! Ho un'idea! Taglierò i capelli di Mercoledì e li userò come pennello. Un piccolo scherzetto. Infilerò dentro una matita e il mio pennello fai da te è pronto. Dove hai preso quel pennello? Aspetta, i miei capelli! Ma che? La tua Barbie ora è mia. Fatto! Dov'è la mia Barbie? Togliamole la testa. Come ti senti ora a vedere la tua Barbie usata come pennello? No! La mia Barbie! Sono sicura che Barbie si divertirà un sacco ad essere immersa nella vernice. Colora benissimo questo pennello. La la la! Oh! Il tempo è scaduto! Fatemi vedere! Ho dipinto un simpatico orsacchiotto rosa! Adorabile! Ma così così! Ho disegnato un coniglio morto. Voilà! Wow! È incredibile! Mercoledì, i pupazzetti sono tuoi! Ho vinto! Non c'è nulla di più divertente di schiacciare questi giochini. Questi vanno qui dentro. Avete voglia di un po' di spaghetti? Che bello! Ed è molto rilassante. Punto per Mercoledì! Prima che schiacci anche noi! Il premio per questa sfida è un uovo! Le ragazze non sembrano molto contente. Aspettate, ma cosa sta succedendo? Si sta schiudendo! Oh mamma, è un uovo di serpente! È un vero cucciolo di serpente! Lo voglio! Beh, ragazze, dovrete disegnare un serpente se volete portarlo a casa con voi! Il tempo inizia ora! Tic tac! Non voglio un serpente! Non devo vincere! Io devo vincere! È ora di far vedere a tutti le mie doti creative! Sembra un vero serpente, vero? Ecco, ho disegnato un serpente brutto! Così non vincerò! Eh? Oh no! Il mio è comunque migliore di quello di Mercoledì! Non voglio quel serpente! Cosa dovrei fare? Cancelliamolo, cancelliamolo! Rendiamolo brutto! Ecco fatto! Ma comunque meglio di quello di Mercoledì! Ah, lo romperò allora! Non c'è più! Tempo scaduto! Guarda il mio capolavoro! È un ferro di cavallo! Enid, fammi vedere il tuo! Ecco...
Wow! Ha accidentalmente trasformato il disegno in un origami a forma di serpente! Enid vince! Non posso credere di aver perso! No, non lo voglio! Credo che tu sia mia ora, amico mio! Il premio sarà una palette di trucchi con tantissimi colori! Dovrete disegnare l'arcobaleno più bello! Enid sta sbavando per quella palette di trucchi! Non le voglio! Preferisco usare l'inchiostro di seppia! Basta spremerlo forte ed ecco qui! Perfetto! Ora mescoliamolo con della vernice bianca ed ecco un bel grigio! Alternerò il grigio, il nero e il bianco! Sì, ci sono! Immergo il rullo nei colori e comincio a dipingere! Faccio un arco! Ed ecco il mio arcobaleno bianco, nero, grigio! Facile, facile! Farò lo stesso con i miei pastelli! Oh no! Il mio quadro è caduto! E i pastelli si sono rotti! Oh, un martello! Metti uno stencil a forma di farfalla sopra la tela e sporgici sopra i pastelli rotti! Ora affrontumali! C'è un terremoto o cosa? Schiacciamoli! Oh. Un'altra martellata! Ora togliamo lo stencil e togliamo via la polvere dei pastelli! Ta-da! Una farfalla arcobaleno! Enid, sei sempre molto creativa! Mercoledì non è un arcobaleno se non ci sono i colori! Enid vince la palette di trucchi! Ce l'ho fatta! Sì! Vabbè, tanto odio i colori! Enid, un altro punto per te! Il premio di questa sfida sarà un kit morbidoso di McDonald's! Popcorn, hamburger e patatine morbidose! Li voglio a tutti i costi! Non capisco perché tutta questa gioia! Dovrete disegnare sulle vostre emoji! Su, forza, iniziate! Bene, vediamo! Una rana e un arcobaleno! Io invece... caldo e freddo! So cosa fare! Per prima cosa prendo un pezzo di carta, la piego a metà e poi ancora a metà! Così! Ora disegnerò una rana! La sua bocca dovrebbe stare sulla parte piegata! Adesso disegniamo gli occhi, il naso e la bocca! Una rana felice! Quando si abbassa la parte piegata, la sua bocca si allunga! Disegniamo delle linee per collegare entrambe le metà! Scuotiamo, scuotiamo, scuotiamo! E i colori sono pronti! La mia rana ha la bocca arcobaleno! È il mio turno! Forse devo solo disegnare le emoji! Iniziamo a disegnare un cerchio e poi il volto. Il lato destro è blu per rappresentare il freddo. Invece il lato sinistro è arancione per il caldo. Maestra, ecco il mio disegno! Ta-da! È molto bello! Mercoledì, anche il tuo disegno è fantastico! Non riesco a decidere! Il mio ha più effetti! Non posso permettere che mi batta! Mano! Oh no! Mano ha appena rovinato il disegno di Enid! Ops! Mi dispiace! Mercoledì, hai vinto tu! Sì, è tutto mio! Come sono morbidi! Imbrogliona! Beh, un altro punto per mercoledì! Il premio per questa sfida saranno queste dolci fette di anguria! Sembrano buonissime! Vabbè, dovrete disegnare un'anguria per vincere! È il mio turno! Wow, una vera anguria! Tagliamo questa cosa a metà! Farò un grande buco quadrato al centro! Poi la riempirò con delle mele! Oh, sembra un bambino! Ora mettiamo un po' di succo rosso! Non si può essere più creativi di così!
poi aspettiamo. Ho fatto una pancia incinta a forma di anguria. Oh, mamma, è inquietante! Cosa farà con quel nastro biadesivo, Enid? Tagliamo il nastro biadesivo in pezzi quadrati e attacchiamoli tutti insieme. Poi ritagliamo un triangolo. Dobbiamo creare una fetta d'anguria. Riempiamo la parte superiore con dello slime verde e il resto con dello slime rosso. Voilà! Slime d'anguria! È morbido! Ho avuto una bella idea! Non puoi battermi, Mercoledì! Tempo scaduto! Fatemi vedere le vostre angurie! Ottimo! Avete entrambe finito in tempo! Molto carina, Enid! Mercoledì, è orribile! Perché non l'assaggi? Dai! Va bene, la provo! Solo un cucchiaio, però! Interessante! Wow! Gelatina all'anguria! Deliziosa! Mercoledì, hai vinto tu! Voglio vedere se questa anguria è buona come la mia! Vediamo! Ma lo sguardo invidioso sul volto di Enid è ancora più bello! Mercoledì guadagna un punto! È un pareggio! Qual è la prossima sfida? Guardate, è apparsa una lavagna! Una busta e una pianta! Seguite le linee senza staccare la mano! Avete a disposizione solo 3 tentativi! Via! Scoprirete il vostro premio alla fine! Pronte con i gessi! Ed ecco le vostre 3 vite! Ti batterò! Dovrebbe essere facile! Inizierò dal bordo del vaso! Ho sbagliato! Hai perso una vita! È il mio turno! Guarda! Sarà un gioco da ragazzi! Era sbagliato! Ho perso una vita anche io! Ci riprovo! Ho sbagliato di nuovo! Mi è rimasta solo una vita! Dai, devo riuscirci! Oh no, sono senza vite! Cosa mi succederà? Sarai punita con una doccia di vermi! È disgustoso! Toglietemeli di dosso! Questo è divertente! Vincerò sicuramente io! Prima devo capire come fare! Sì, ci sono! Iniziamo dalle foglie! Poi giù per il gambo! E infine il vaso! Facile, facile! Ho vinto! Ora dammi il premio! Una pianta carnivora! Ho perso! Enid, guarda! Wow, hai i denti! Ah, mi ha morso! È davvero divertente! E la vincitrice è Mercoledì! Sì, la vincitrice non sono io! Oh no! Ho vinto io! Una torta colorata! Preferisco perdere che mangiare quella cosa!